Angelina Mango, wow, che energia pazzesca. Eccoci. Sul palco stasera, ancora di più. Beh, se tanto mi dà tanto, grazie. Un teatro che reagisce così vuol dire qualcosa, no? Beh, penso. Ieri mi hanno tenuto ferma e quindi stasera avevo da sfogare. Sì, sì, sì. È vero, perché ieri hai presentato, è stata una cosa molto carina. Sì, sì, sono divertita comunque ieri. No, si vedeva. Questa cosa a noi ci sta piacendo tantissimo, di presentare, cioè vi presentate tra di voi, è molto bello. Sì, è bello. Questa sera in particolare il pezzo è ancora più apprezzato dal pubblico dell'Ariston. Hai visto cosa è successo? Bellissimo, cioè, erano a fuoco proprio. Fantastico. Beh, era il pezzo che secondo me sprigiona sempre più calore, no? Quindi vero. Il teatro diventa sono proprio fuoco. Contenta. Impossibile stare fermi, questo è sicuro. Certo. Poi vabbè, è una collaborazione eccezionale, Dardust, Madame. Mamma mia. Com'è nata questa cosa? È nata in studio. Proprio in studio? Sessione. Sì, sì, sì. Ci siamo incontrati. Quando poi ho risentito il pezzo finito in macchina tornando, ho detto: questo è un pezzo che non lascia a casa nulla. Forse devo pensare di andare a Sanremo. Così è andata. Ecco, sì, dopo sì. Il pezzo. Sì, dal pezzo hai detto. Non volevo scrivere una cosa per. Certo. È nata. Detto questo. Allora, così domani immagino, insomma, c'è questa attesissima serata dei duetti, delle cover, dei duetti. C'è tanta attesa su alcune cose per te, insomma, io non so, lo dico, credo che sarà un momento. Io sono agitatissima. No, secondo me no, cerca di non essere, però dico è un'idea fortissima, sì. E è molto emozionante già a leggere sulla carta, quindi in effetti ci sono anche tante aspettative su questo, ovviamente. No, sì, però sì. Quello che io voglio fare, al di là di tutte le aspettative dell'esibizione che va bene, va male, io voglio fare un omaggio. Certo. E si capisce con rispetto voglio che arrivi la canzone. Manco voglio arrivare io. Sai che qualche giorno fa noi facciamo il programma tutte le sere normalmente, a parte Sanremo, no? Su Radio 2, e abbiamo, anticipando alcune cose, abbiamo voluto rimettere appunto la canzone che canterai domani. Devo dire che risentire era un po' che non la sentivamo, beh, insomma, anche la canzone. La canzone ha un'anima pura. Esatto. Grazie. Anche non, tu. Non vediamo l'ora. Anch'io, okay. Dai. Anch'io. Allora, ti vogliamo qui domani vediamo se arrivo piangendo, capito? Va benissimo. Ma sicuramente ci troverai disperata. Piangeremo anche noi, noi ci fidiamo di te, della tua energia. Complimenti per la noia, perché è un brano che è già in tutti noi, quindi hai azzeccato veramente. E soprattutto divertiti, cioè scusaci per questa aspettativa, però siamo, in realtà noi siamo felici, capito? Ma io sono felice di queste aspettative, vuol dire che qualcosa di buono ho fatto, quindi va grazie bene. Davvero. Grazie a voi. Domani. Mille. Ciao domani. Ciao. Angelina Mango ai microfoni di Rai Radio 2, la sua prima volta al festival e tra l'altro anche la prima volta della canzone che canterà domani al festival.